Felice. Ma quindi è proprio vero, 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 vero che se vieni ad Usellus puoi anche comprare e mangiare del pesce fresco? Certamente. Datore, tutti i giorni lui va e acquista il pesce fresco. Ma tu vai a pescare? Perché noi Ettore l'abbiamo conosciuto e sappiamo che ha sempre avuto la passione della pesca, da quando era piccolino andava a pescare, poi nell'Oristanese ci sono delle zone, insomma, dove si può pescare ed è buon pesce. E tu? No. Rapporto con la pesca? Assolutamente negativo. Negativo? Negativo proprio, sì. Sì, sì. Però, però una bella ratina ben cucinata. Un bel muginotto, vero? Con un bel bicchiere di vino. Senz'altro, gradisco, senz'altro. Chiaro. E cosa ci possiamo abbinare di tipico di Usellus? Una verdurina, un vermentino, qualcosa? Un vermentino senz'altro, sì. Di produzione propria. Di produzione propria, certamente. È chiaro, è ovvio. Allora, caro Felice, io mi allontano un attimo da te perché voglio raggiungere Ettore. Abbiamo già avuto l'opportunità di conoscerlo, ma le curiosità sono tante, quindi siamo tornate a disturbarti al lavoro, caro Ettore. Tu che ti svegli con calma la mattina, vero? A che ora? Con calma, alle 4:30. Con calma? Alle 4:30 si sveglia. Alle 4:30 perché? Perché Ettore non è che apre il negozietto e via, aspettiamo i clienti. No, bisogna. Cosa si deve fare per aprire il negozietto? Per aprire il negozietto intanto bisogna andare a rifornirsi il pesce. Poi dove? Ad Oristano. Oristano, il pesce è tutto dell'Oristanese, sì, di Cabras, sì, sì, che è zone rinomate per il pesce da noi, esatto, in Sardegna. Esatto. Poi lo scegli personalmente. Lo scelgo io personalmente, esatto. Poi sarebbe così comodo rimanere seduti qui e aspettare che qualcuno ce lo porti. No, è meglio andarlo sempre a cercare. Si sceglie. Lo conosci perché dalla passione alla professione comunque sai riconoscere il pesce buono e poi conosci ovviamente i tuoi clienti. Questa è un'azienda giovane, è nata da poco ma sta avendo un ottimo riscontro, un ottimo successo. Forse nessuno aveva mai pensato di aprire una pescheria qua in paese. Ma qui in paese c'è sempre stata una pescheria che apre un paio d'ore. Tu sei costantemente aperto. Alcuni giorni alla settimana io apro mattina e sera tutti i giorni. Mattina e sera, infatti, quindi insomma, pesce fresco ormai assicurato tutti i giorni qui ad Usellus. Impegno, però. Me lo immagino. Sì. Però insomma, da soddisfazione, sta dando soddisfazione. Sì. Siamo contenti. Sono soddisfatto. Allora, noi abbiamo imparato a riconoscere un po' il pesce fresco. Tu stesso ci hai insegnato, ma anche altri amici di Aglio al Mercato ci hanno insegnato che l'occhio è importantissimo. Se è bello lucido, quindi un colore bello brillante, sicuramente. Se lo è un po' meno vuol dire che è passato un po' di tempo, esatto. Se addirittura è concavo. L'opacità dell'occhio potrebbe essere causata dalle temperature basse. Però quello che importa è vedere la lucidità dell'occhio e deve essere bello concavo. Ovviamente. Io qui vedo delle... Allora, ci abbiamo delle... Dei bei calamari grossi, sì, freschi. Calamari grossi. Non è roba nostra, allora, perché adesso non è il periodo dei calamari nostri. Beh, d'altronde sì, anche a seconda dei periodi, non è che noi non vogliamo vendere prodotti sardi, ma se a un certo punto noi non li abbiamo per soddisfare le richieste, sì, si portano. Questi arrivano da? Questi arrivano dall'Adriatico. Dall'Adriatico? Sì. Allora, io lo compro, una bella forma, ma c'è da lavorarci. Ma il calamaro non ha bisogno di tanta lavorazione. Giusto una lavata, si toglie via l'osso. L'osso. Poi se si vuole far fritto si taglia a pezzetti, si asciuga, si infarina e si frigge. E la pelle si leva? No. Quella alcuni la levano. Io consiglio sempre di non toglierla. Vero? Sì. Che così rimane il gusto del calamaro. Esatto. E la parte che vediamo qua un po' del nero. Beh, il nero va tolto. C'ha giusto una vaschettina piccola, non è come la sepia. Una sacca. Esatto, sì. Sì, più piccola sicuramente della seppia. Assolutamente. Il calamaro come si fa a riconoscere se è fresco o meno? Sempre dall'occhio. Sempre anche in questo caso. Vediamo per esempio un occhio di calamaro. Allora. Non sono neanche piccoli gli occhi di calamari, quindi. No, questo è abbastanza grande. Eccolo qua. Quindi si vede dall'occhio che ha un colore ancora brillante. Sì. Eccolo qua l'inchiostro che vi dicevo, vedete le mani di Ettore? Vedete le mani con l'inchiostro, quindi state attenti.
quando meglio usare i guanti, vero? Certo, io uso sempre i guanti quando... ci mancherebbe, no, ma dico anche per le massaie, certo, giustamente. Certo, sì. Ma se io vengo qui e ti chiedo, guarda, non ho tempo, non ho proprio tempo, me lo prepari tu il... Sì, certo, kama? Sì. Se il cliente, chiedo sempre se, le comodità. Se il cliente mi avverte un attimino in tempo, io glielo faccio trovare pronto. Pronto, sì. Da fare fritto, da fare, insomma, a seconda di come lo vuole preparare. Con le cozze e le arselle? Le cozze e arselle arrivano da Arborea, sono sempre fresche, in questo periodo sono ottime. E anche lì qualche consiglio per cercare di la parte più difficile per le arselle, perché è sempre quello di spurgarle, evitare che poi ci si aprano nel nostro bel sugo e rilascino un po' di sabbietta. Sì, solitamente arrivano già. Quindi come possiamo fare? Solitamente arrivano già spurgate, però io consiglio sempre una mezz'oretta prima dell'uso lasciarle in acqua con un pizzico di sale. Se c'è acqua fredda? Acqua fredda. Acqua fredda con un pizzico di sale, una mezz'oretta. Esatto. Dopodiché sono pronte per essere utilizzate, per essere gustate in qualunque modo. Esatto. Prima o poi torneremo a chiacchierare con Tore per avere tantissimi consigli, ma per adesso il consiglio che vi posso dare è venite qui ad Usellus, potete anche mangiare dell'ottimo pesce. Grazie.